Allora che questo è il titolo di una commedia brillante che stasera, 4 dicembre, andrà in scena al Teatro Garibaldi. Una commedia scritta e ideata da Antonio Cascio. Ma andiamo a interrompere gli attori che stanno facendo le prove. Antonio, scusate, interrompiamo le prove. Interrompiamo le prove. Antonio. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Questo titolo, allora che? Allora che? Appunto, allora? Allora che? Che storia è? Ma no, è una storia assurda, è una storia... È difficile da spiegare, praticamente è la storia di un evaso che esce fuori dal carcere, la prima finestra che trova aperta entra. Entra e trova questa strana signorina che poi man mano in tutta quanta la commedia si vede che, chi è e che cosa fa. Poi il finale è chiaramente inaspettato. È una storia che ripercorre un pochettino il teatro, quello che era il teatro dell'assurdo, scusate il paragone di Ionesco, su quella falsa riga. Oddio, si abbassi. Perché mi devo abbassare? Io non mi abbasso. Mi ho detto di stare giù. Così va bene? Stia giù. Così va bene? Stia giù. Così va bene? Stia giù. E già ci sto. Attore, regista. Attore, regista, autore. Autore, tante cose fai. Tante ecco. Cose. Quali sono le difficoltà che si possono incontrare in un lavoro teatrale, visto che tu hai anche fatto del cinema, ecco la differenza? Beh, la differenza è tantissima, innanzitutto la tecnica cinematografica è completamente diversa come espressione, come gesti che sono molto, molto, molto minori rispetto a quello che è il teatro, l'uso della voce, è tanta differenza, sono due tecniche assolutamente diverse, sia il teatro che il cinema. La scelta di fare l'attore è stata una scelta professionale o una scelta di vita? È stato tutto quanto un caso. Io ho cominciato a fare i fotoromanzi, ero un modello, ho fatto l'ammissione al piccolo teatro, così perché tanto gli amici mi dicevano ma fai l'ammissione al piccolo teatro perché prova a fare l'attore. È stato un caso. Poi ho cominciato piano piano ad appassionarmi di questo lavoro, ad amarlo e farne la mia professione. Farne soprattutto la mia vita. Oltre a te, chi reciterà stasera? Beh, abbiamo innanzitutto, e voglio presentartele, Nicoletta Lotario, Urso Lotario e Angelo Franzone, che sicuramente tutte e due conoscerete alla perfezione qui in Piazza Armerina. Che è? È un po' scendere. L'uomo, ovvero il sesso forte. È un tipo di fantascienza. A lei piace la fantascienza? Signore, non butti la cenere per terra. Pensi all'incendio di Roma. Se sputo per terra che devo pensare al diluvio universale? Nicoletta Lotario. Ti abbiamo già visto in un monologo, Re Porco, quindi ci hai preso gusto e stasera ti troviamo di nuovo qui a recitare. Perfetto, ci ho preso gusto, mi piace tantissimo e quando sono sul palcoscenico, non so, cambio in meglio, secondo me. Che ruolo avrai stasera? Io ho il ruolo di Luisa, la padrona di casa, ed è un po' sulle righe, diciamo, no? E, non lo so cosa dire, non voglio levare la sorpresa dello spettacolo. Lo vedremo dopo. Angelo Franzone, tu lavori in radio. Io sconfino, quindi lavoro in radio, però insomma è una passione quella del teatro e visto che mi ci trovo bene lo faccio con piacere. Stasera il tuo ruolo quale sarà? Stasera il mio ruolo sarà quello del pazzo. Antonio aveva bisogno di un pazzo e quindi eccolo qua. Apra la porta!
Patrizia Velardita, presidente dell'associazione culturale Il Baure dell'Arte. Sì. Stasera parte la nuova stagione teatrale. Dell'associazione, quanti altri spettacoli vedremo e quando? Allora, intanto questo appunto sarà il primo, siamo tutti emozionatissimi e oltre a questo avremo altri 4 spettacoli. Il 5 gennaio con Purri di Varietà 2, il primo l'abbiamo già fatto qualche mese fa, successo grandissimo. L'11 febbraio il penultimo dei Romantici, che è anche un lavoro di Antonio Cascio. E fuori diciamo abbonamento a marzo probabilmente ospiteremo Toti e Totino in collaborazione col Teatro Stabile Nisseno. E noi cerchiamo tra l'altro collaborazione e questa è la prima, speriamo di una lunga serie. E poi ad aprile ancora non sappiamo, dovremo fare appunto uno spettacolo proprio con il Teatro Stabile Nisseno e finiamo il 28 maggio con L'ospite in atteso di Agatha Christie. Quindi una bella stagione, speriamo che il nostro pubblico, al nostro pubblico piacerà questo. Sicuramente, anche perché vedo già la platea pienissima, quindi non ci resta che accomodarci e gustarci questo spettacolo. Grazie. Oh, io voglio che lei sia zitta! Voglio che lei sia zitta! Zitta! Lei vuole che io sto zitta? E io sto zitta! Mannaggia, devo riordinare le... Signore, potrebbe per favore appostare le tendine della finestra così non entrano altre brutte bestie? E poi sto zitta! Poi sto zitta? Speriamo che poi sta veramente zitta. Io chiudo le tendine della finestra e poi lei sta zitta, eh? Mannaggia a me, mannaggia. Mannaggia a me, mannaggia. Mannaggia. Signore, potrebbe accostarle ancora un po' e poi sto zitta! Adesso io lo ammazzo, voi se me ne vado in galera, con un motivo per preciso. Andiamo a chiudere, se tendine, andiamo a chiudere. Mannaggia a me, mannaggia. Mannaggia a me, mannaggia. Signore, potrebbe chiuderle del tutto e poi sto zitta. Signorina! Sì? Possiamo far finta che lei sia mia moglie? Ma se è un gioco, cosa devo fare? Chiudere quelle cazzo di tendine da sola!